stato un successo perché per la prima volta intanto abbiamo riavuto le finali dopo 25 anni e soprattutto la finale di tennis che vede tutte per la prima volta le regioni rappresentate a Genova, sia maschili che femminili. Chi vince qui le due squadre, allievi e allieve, va ai mondiali dell'International School Sport Federation, dove probabilmente saranno anche questi in Italia, e l'Italia perché è molto gettonata in quanto meta turistica, e quando l'Italia organizza i mondiali arrivano da tutto il mondo, quindi questa sarà probabilmente una gara con molte squadre partecipanti. Ecco. Questa è una location magnifica, i ragazzi sono stati come in vacanza, numeri importanti, oltre 150 allievi, rappresentanze di 39 regioni tra maschile e femminile, quasi tutte presenti. Abbiamo giocato oltre 200 match su 10 campi, abbiamo messo in ogni campo un tirocinante dell'istituto, abbiamo utilizzato due ufficiali di gara, insomma abbiamo messo in moto come sempre la macchina organizzativa del comitato, devo dire tutti hanno profuso grande impegno e alla fine la manifestazione si è svolta senza intoppi. In questi giorni insomma abbiamo avuto il piacere di ospitare questi 250 ragazzi provenienti da tutta Italia a confrontarsi, ragazzi poi molto bravi, perché ho avuto il piacere di poter seguire a qualche match, devo dire che sono di elevati, sicuramente giocano 100.000 volte meglio di me del tennis, quindi sono molto forti, molto preparati, molto motivati. Oggi proprio scuola e sport è un binomio che dobbiamo avere ben presente e cercare di farlo funzionare. C'è stata la Coppa Davis, c'è stata la Fed Cup, ma io vi devo dire che questa manifestazione a me piace particolarmente perché si vede l'impegno di questi ragazzi, al di là della bravura, che peraltro ci sono anche dei bravi atleti, ma vedere questi ragazzi di tutte le regioni con dialogare fra di loro, l'amicizia, che poi è il bello dello sport, è quello, cioè quando si è giovani si fanno delle amicizie che poi durano per la vita.